Samuele Zonna, hai ricevuto il premio Lauro Minghelli del Museo Amaranto, che è dedicato, diciamo, al miglior Under 23. Vorrei partire proprio dall'intitolazione di questo premio. Lauro Minghelli, che tu hai avuto modo di conoscere per quello che sono state le sue gesta qui ad Arezzo, la sua attività e anche il ricordo che ne portano nel cuore i tifosi, no? Sì, so che lo che ha rappresentato Lauro per Arezzo, per la città e per i tifosi, quindi ricevere questo premio è una soddisfazione ancora più grande. Hai una dedica particolare per questo premio che hai vinto e che va a premiare anche una stagione che hai fatto a livello personale, oltre che di squadra, su grandi livelli? Sì, lo dedico alla mia famiglia, alle persone che mi sono sempre state vicine. Comunque ricevere un premio del genere in un'annata in cui l'Arezzo compierà 100 anni è un'emozione doppia, una soddisfazione ancora più grande, quindi ringrazio in primis la mia famiglia che mi è sempre stata vicina e poi la squadra, lo staff e tutti, insomma, che fanno parte di questa società. In cosa ti senti cresciuto di più, Samuele, rispetto all'anno scorso, rispetto ai tuoi primi calci al pallone? Ma un po' forse vedendo il mio ruolo, insomma, del terzino sinistro, quest'anno ho fatto sicuramente in fase difensiva, comunque sono migliorato e poi magari in certe piccole cose che magari ancora prima non avevo e quest'anno piano piano le sto migliorando, ma ancora la strada è lunga. Dimmi un'emozione, un ricordo, un flash che ti porterai dietro di questo campionato, uno su tutti. Ma forse il flash mio personale, il 3-1 contro la Pianese sotto la curva, è stata un'emozione veramente, veramente grande. Quella partita in generale contro la Pianese sarà forse il ricordo più bello di quest'anno, quella giornata. Possono chiederti se c'è una Puglia scudetto da giocare, ma se hai già in testa un po' quello che sarà il tuo futuro, Samuele. Il futuro spero che sia qui ad Arezzo, poi insomma facciamo questa pool scudetto, poi penso se ne parlerà, però insomma adesso sta questa pool scudetto da affrontare e da vincere, quindi prima pensiamo alla pool e poi il futuro ci pensiamo.